Per Storie di Motoestate sul circuito di Cremona incontriamo non un pilota ma bensì un grande, grandissimo appassionato. Maurizio Bass è un ex pilota ma soprattutto un collezionista, un restauratore, uno... come ti puoi definire? Un appassionato, perché ci vuole passione a lavorare e avere a che fare con queste moto qua, quindi la prima cosa è la passione. Ecco, qui vicino a noi vediamo proprio la prima icona degli anni 90, Tim Rumi, Sanremonti, uno dei piloti che ha infiammato la folla degli albori del Mondiale Superbike, un pilota spettacolare che non ha raccolto quanto poteva raccogliere nella sua carriera, ma che ancora oggi a 30 anni di distanza tutti gli appassionati ricordano. Infatti è stato quello che ha segnato un'epoca, perché era un italiano velocissimo, era paragonabile alle funambolerie che faceva, veniva chiamato Baldashvanz proprio perché era eccezionale nella guida, particolare. Questa moto arriva dal Mondiale Superbike, usata negli anni da Marco Dall'Aglio, che negli anni 90 vinse la Open, campionato italiano. La presi io per fare la Open, quindi nella metà degli anni 90, ma non riuscii a correre perché il lavoro mi portava via tutto il tempo. Per cui questa moto del 93 è mia, e la colorazione è dovuta proprio a un tributo a Sanremonti, che è stato l'idolo di quegli anni. Piezze core, dicono a Napoli, e questa moto per Fabrizio è così. Una 250 da Gran Premio con i colori di Max Biaggi. Sì, questa è una 250 RS del 1998 con tutta la colorazione Marlboro di Max Biaggi, che è stato anche lui un grandissimo pilota, col quale ho gareggiato le mie prime gare del motoestate, dove lui partecipava con la 125 nella Sport Production. Questa è un RS250 che ovviamente quando la presi non era in queste condizioni, ho dovuto ripristinarla completamente, quindi ripartire da revisionare il motore, cambiare tutte le parti meccaniche che si usurano velocemente su questo genere di moto, perché chi non lo sapesse, una 250 del genere GP ha la vita dell'albero motore di circa 1500 km, i pistoni circa 500 km, quindi bisogna in continuazione lavorare e tenerla sempre a puntino per avere il massimo della resa. La colorazione è proprio una dedica a Max Biaggi, che è stato un grande, un italiano di quelli coi fiocchi. Una moto che è un tributo ma è anche un invito per Max. Sì, certo, Max, quando vuoi, questa moto è qua pronta all'uso per te qualsiasi volta volessi usarla, magari in qualche rievocazione storica, revival, dove tanti tuoi colleghi ormai partecipano, e sarebbe un oggetto proprio fatto a puntino per te. Grande Max. Mondiale Superbike, Mondiale 250 GP e adesso un pezzo di storia del Mondiale Endurance, una RC45 con i colori HRC. Ecco, questa qua è un altro bel pezzo di storia, perché è una Honda RC45 replica assoluta di una 8 ore di Suzuka, quindi perfettamente endurance. Anche questa è una moto che ha una storia molto lunga, perché arriva dalla Francia, il suo ex proprietario ha pensato di rifare completamente una moto da una base originale, rifarla completamente endurance con tutti i pezzi originali. La cosa particolare era che questo appassionatissimo ragazzo aveva acquistato tutti i particolari nei sacchetti HRC, che ha conservato a parte delle parti che ha montato, quindi ogni vite che vedete, ogni vite che potete vedere sul serbatoio, ogni fascetta addirittura arriva nel sacchetto HRC, quindi una cosa incredibile di un altro appassionato, forse molto più di me. Tempo, denaro e tante ore in officina. La soddisfazione di Fabrizio è quella che le sue moto sono le protagoniste dell'Up of Honor del secondo round del motoestate, quello che terrà a battesimo il Cremona Circuit. A guidarle, oltre a lui, saranno due piloti di spessore come Claudio Corti e Bradley Smith.